E allora lo striscione recita proprio più tasse meno ZTL, ZTL, partiamo da qui. Ma 2 anni di promesse e di chiacchiere, come le chiacchiere di Renzi a Roma, le chiacchiere di Lucini per Como, non ha fatto nulla. Sulle paratie, nonostante i milioni di euro messi da Maroni dalla Regione Lombardia, zero. Sulla Ticosa, zero. Sul vecchio Sant'Anna, zero. Sul campus universitario, zero. Tante tasse, negozi che chiudono, gestione dei parcheggi e della viabilità demenziale, quindi io sono convinto che se i comaschi votassero domani mattina cambierebbero completamente il voto, perché la sinistra Como ha tradito tutte le aspettative. I commercianti sono sul piede di guerra proprio per la nuova zona a traffico limitato. Lei poco fa arrivava proprio da Piazza Roma, ha visto com'è? È sul Rio Ape. Perché qua ci vuole la guida. È bello che come una città turistica, però se complichi la vita ai residenti, ai turisti e ai commercianti, diventa un cimitero. Dopo le 6 di sera c'è più vita a Cinisello Balsamo, penso. E quindi le ZTL vanno bene in un contesto intelligente. Qua già massacri i commercianti con l'IRPEF, con l'IRAP, con la TASI, con la TARES, gli togli i parcheggi che sono vuoti di giorno, come se Milano avesse i parcheggi riservati ai residenti che non ci sono, vuoti, e impedendo ai turisti e a chi viene da fuori di parcheggiare. Mi sembra veramente una gestione demenziale. Mi spiace, perché i comaschi hanno riposto fiducia nel cambiamento, è stata una fiducia mal riposta. Detto questo, la Lega ha le risposte, ha le soluzioni, ha le proposte sulle paratie, sulla Ticosa, sulle ZTL. Va bene riservare la città ai residenti, ma in maniera intelligente, non in maniera scriteriata, altrimenti se chiudono tutti i negozi, aprono i phone center, i kebab, i centri massaggio e poi come è morta. Ci sono due consiglieri comunali, uno più sveglio dell'altro. Mi hanno sottoposto diverse iniziative, per ad esempio per il recupero del vecchio Sant'Anna. Dopo mesi e mesi siamo ancora al nulla, piuttosto che sul recupero di alcune aree dismesse, su alcuni parcheggi interrati che rimangono sulla carta e saltano fuori solo in campagna elettorale. L'importante è però non mettere nuove tasse. Quando sento che si pensa ad alzare l'IRPEF ancora su una Como che già ha dato sangue, siamo veramente alla stregua del governo nazionale che pensa di tassare i bot, siamo su scherzi a parte. Stasera c'è la manifestazione dei commercianti, lei rimarrà qui, si prenderà parte a questa manifestazione? Non voglio mettere targhette politiche a iniziative spontanee delle associazioni, non solo dei commercianti ma dei comaschi. Io voglio una Como aperta 24 ore su 24, questo sindaco sta spegnendo le ultime luci rimaste accese, quindi la Lega fa le sue proposte adesso, fa le sue battaglie in Consiglio Comunale, mi auguro che la società civile si svegli, perché Lucini è un disastro su tutta la linea. Oggi discorso programmatico in Senato da parte di Renzi, come è partito secondo lei questo governo? Malissimo, un'ora di chiacchiera da bar tradotto dal tedesco. Nel senso che l'unica cosa che si è capita è che tasseranno i bot e tasseranno i pochi risparmi rimasti, e poi promesse senza numeri, senza accenni all'uscita dall'euro, senza parlare di immigrazione, promesse di lavoro senza capire da dove piglia i soldi, con un discorso mandato via fax, scritto a 4 mani, fra Berlino e Bruxelles. Renzi è solo l'esecutore simpatico e ridanciano degli ordini di qualcun altro. Commenta il passaggio quando ha detto si è guardato troppo ai mercati finanziari e poco a quelli rionali. Renzi è stato mandato lì dai mercati finanziari. Renzi è figlio dello spread, figlio della borsa, figlio delle banche e delle agenzie di rating. Quindi sono molto preoccupato, e come Lega daremo battaglia. Temo da soli, perché le altre opposizioni le vedo mosce, 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 forse anche perché Berlusconi ha messo una sua donna al governo e quindi è più tranquillo di altri. Le riforme, come vi muoverete? Noi proponiamo cancellazione della riforma Fornero sul lavoro, sulle pensioni, completamento del federalismo fiscale, ridiscussione dell'euro. Se uno non ridiscute l'euro è tutta aria fritta. Maroni oggi ha anche detto rimpiangiamo Letta, perché Renzi non ha detto nulla su Expo. Sì, Expo è una grande scommessa per tutta la Lombardia. Probabilmente nel fax che gli è arrivato da Berlino hanno perso la paginetta riservata ad Expo, riservata a Milano e riservata a Como, quindi magari se ne accorge e ritira fuori la paginetta al prossimo giro. Però, ripeto, dietro il sorriso e il governo dei giovani e delle donne all'amici di Maria De Filippi c'è dietro una fregatura colossale che neanche Monti ci aveva rifilato.